alle sedie auto. Qua abbiamo Damiano Boscolo, Chio, giusto? Sì, certo. Che non mi sbaglio il detto. Insomma, mi sembra che questa transizione ecologica di cui si parla voi la state prendendo veramente sul serio. Sì, adesso abbiamo anche una bella novità. Dal 1° di ottobre partiremo con il noleggio delle auto elettriche. Abbiamo due a disposizione, abbiamo una Fiat 500 e una Dacia Spring. Uno può noleggiarle come noleggia normalmente le autovetture, si possono noleggiare da un giorno o anche qualche mese, a vostra scelta. Se mi permetti, credo che sia anche un bel vantaggio questa qua della macchina elettrica, non solo per l'aspetto importante dell'ambiente, che dovremmo tutti quanti avere più sensibilità, ma adesso io oggi pensavo, se devo andare a Mestre con la ZTL o devo andare a Padova, che non può, con questa macchina io la noleggio tranquillamente, arrivo là perché è verde, posso entrare e ritornare tranquillamente in giornata, giusto? Certo, si può andare a Padova, si può andare anche un po' più distante, abbiamo mediamente un'autonomia intorno ai 250-280 km, per cui insomma uno si può fare i conti, dopo la sera la mette sotto carica e il giorno dopo è pronta un'altra volta. Adesso le tariffe le state elaborando, quindi la settimana prossima magari faremo un servizio fatto più preciso, ma comunque in linea di massima con lo stesso noleggio di qualsiasi altra macchina non lo prende. Se deve andare per esempio in giornata a Padova o a Venezia, torna indietro e ha praticamente tutti questi vantaggi. Tranquillamente. Grazie. Prego. Beh, insomma, guardate che è veramente una rivoluzione. Pensate che nella tariffa, adesso non ve la dico, ma è una tariffa di normale noleggio, come avremo i listini ve li pubblicheremo. Se ci pensate, con quella tariffa praticamente non c'è nessuna spesa di carburante, perché la ricarica sarà a 2-3 euro. Quindi praticamente per uno, soprattutto per qualcuno che va nelle città dove c'è la ZTL o l'isola pedonale, è veramente un vantaggio enorme. Pensate di dover fare delle commissioni a Mestre oppure a Padova, e con questa magari in due o in tre, oltre diciamo avere diciamo un risparmio diciamo nell'uso e nella possibilità di arrivare tranquillamente dove altrimenti con una macchina convenzionale non si potrebbe arrivare, addirittura c'è risparmio carburante e in più non da poco non inquina, cioè veramente è veramente una rivoluzione.